potremmo metterci il piede. Vai, vai. Oh, mi stai ingombrando. Ce la farai, il nostro eroe? Gentilmente. Ma hai fatto vedere le persone come sei conciato in testa? Non ti vengono. Sto preparando il pranzo, la cena di Natale per la parrocchia e sono addobbato a Natale. Dovete sapere che... Se io metto così forse ci vedono tutte e due, sì. Dovete sapere che è la prima volta che Daniele prepara delle lasagne. Posso metterlo io il sugo? Fatti fatto tu. Ma io ho messo qua perché ti rivedo pure a te. Quella, appoggiala qua. Madre. Mace. Dunque, non mettiamo prosciutto. Anche se secondo me non va sempre il prosciutto, perché non tutti ce lo mettono. Allora, no, non lo mettiamo allora, per un motivo specifico. Innanzitutto voglio precisare questa cosa. Non ho messo il macinato misto. No, non ho messo né il macinato misto né sedano, carote e cipolla. Uno l'ho fatto basico, semplice, senza aromi, perché ci possono essere persone così come Daniele che non mangiano aromi. Dato che molti faranno la lasagna standard, no, ho preferito fare questa, che è molto saporita perché c'è la besciamella, il tritato, lo sfuma un po' col vino bianco per dargli un sapore un po' diverso. E in più non metterò né prosciutto né qualsiasi derivato di suino, perché se rimangono taglie intere, faremo in modo di farle avere a delle persone che potrebbero averne bisogno. E a volte, per scelta di religione, non mangiano carne di maiale, quindi ho pensato di fare così. Ho proposto anche alle altre donne di buona volontà che mi aiuteranno. Abbiamo detto che facciamo prima tre strade. Sì, fallo, facciamo questi tre, poi continuiamo con quella. E vediamo, vediamo. Comunque sembra abbastanza cremoso. Buonissimo. Daniele l'ha assaggiato e ha detto che è buono. A me piace con molta besciamella. Buono, ho messo un litro di besciamella. Molto buona. Cottura lentissima. Lenta a tal punto che poi si è anche il fuoco ci ha salutato, perché abbiamo dovuto cambiare la bombola nel frattempo. Perché ovviamente, no, ti metti a fare una cosa per anticiparti tempo e ti prolunghi, ma tutto sotto controllo, va tutto bene, tutto nella norma. Ci siamo? Basta, ma basta, perché poi casomai non ci serve, spostiamolo. Aspetta che lo sollo. Mi è piaciuto giocare col sugo, capito? Si sta divertendo, ma non potete vedere la sua espressione. Fagli vedere la sua espressione. Mi scialla il bambino a cucinare, vero? Mamma, okay. Io non lo farei per mestiere, no, però poi... mi piace troppo. Sì, rilassa tanto, quando lo fai con calma non ti stressi. Partiamo sempre da qua, no? Aspetta che ce n'è una qua. Ah, ma sì, quella puoi spezzare tu, bello. Io non so spezzare. Fai un pezzetto qua e dei pezzetti qua stretti. Tetris. L'uomo del Tetris, lui, ecco, questo è il suo compito, perché lui è bravo. Perfect. Quasi perfect. Va bene, noi procediamo, è inutile che vi tagliamo ancora. E poi vi lasceremo direttamente con le riprese della cena. E penso di sì. Così ci saluteremo. Ma prima della cena, domani assaggeremo questo arrosto, perché nel frattempo si è sempre bloccato il gas e c'era l'arrosto sopra. Ora si è cotto. Volevo dirvi che quando faccio l'arrosto... L'arrosto. Come parli? Ma come sei forbita. Quando faccio l'arrosto, io prima di tutto sigillo la carne, perché così viene molto... come si dice? Viene in mente tenera. Viene... Sì, va bene come termine. Viene molto buona. Non viene dura. Si cuoce bene. Si sigilla all'esterno. Poi sfuma un po' col vino bianco. E poi ci metto questo brodo che io ho fatto col dado in maniera molto veloce. Domani... Ora lo metterò nella...
nella carta, lo avvolgo. Dopodiché, quando si raffredda, il Daniele, che è bravo. Altra cosa che mi ce l'ha a fare. Taglia. Mamma. Io no, io quando? Dopo, quando si raffredda stasera, lo tagliamo. E domani ci mangiamo arrosto e patate a pranzo. Il nome aspetta. Io sono qui a lavorare per voi per pubblicare il vlogmas. Daniele invece stava controllando le patate, perché ho già pranzo arrosto e patate, e mi ha detto: siccome ti conosco, portati la fotocamera dietro. Quindi io non so cosa mi attende di là. No ragazzi, mio marito è avanti, pure i piatti rossi sono di plastica, passate, ce li metterò, non abbiamo piatti natalizi. E questi sono quelli dell'anno scorso forse, no Dani? Dai, che bello, che carino. La cultura, che vi abbiamo fatto vedere il vlog, ma se precedente abbiamo comprato proprio oggi, perché stiamo continuando a girare. Che bello. Guardate che carino, bravo! Ehi, bravo! Complimenti per la creatività! Assaggiamo queste lasagne, perché poi stasera non abbiamo il tempo di dirvi come sono. L'aspetto è interessante. Buono! Sono pure ottimo! Il sapore è buonissimo! Buono, tra l'altro questa è una prova, perché quest'anno, dopo aver tentato questa esperienza, Daniele gli è piaciuto fare lasagne. Io già le avevo fatte in passato. Abbiamo deciso che le lasagne a Natale Dani e suocera le porteremo noi, così lei non fa troppa fatica, perché già poverina ha difficoltà. Già mangiamo così a lei, perché per lei è più semplice mangiare lì. Quindi a lei affidiamo l'arrosto, noi faremo le lasagne. Quindi per noi è stata una prova tecnica. Alla fine stiamo facendo la cena il pranzo di Natale del 25, perché anche là mangeremo arrosto. Prova sta arrosto e vedi com'è, così l'anno prossimo magari ci offriamo per l'arrosto. Buono il sapore, come sale, piace? Ti potrei mettere un po' di proteine sopra? Messo. Vamos. Vamos alla andiamo playa. Devi sto a fare, hai iniziato, è vero, hai iniziato la mosca zazza. Ecco, mi dovete annunciare, quello che vuoi. Perché sì, scusa, mi hai dato la foto dalla videocamera, non ha capito quello che ha fatto. Non la devo dire. Mentre prepariamo. Ciao Mimmi, come stai? Ci vediamo dopo. Clicca. Che fai tu? Clicca? Tanto vai a prendere. Che film è stato trasmesso? Scemo più scemo. Bella bionda. Com'era quella canzone? L'altra neonapoletana. Cosa c'è qua da mangiare? Ha bisogno di aiuto? Ciao Massimo. No scusa, come ti chiamavi? Filippo. Filippo, ciao Filippo. E ora mi confondo un pochettino. Ma vedi, scusa. Valeria, non mi fare dire certe cose. No. Così? È una fragola, panna e champagne. Vedi, mentre lavorano, io pure sto lavorando. Vedi? Lavoro, io disturbo. Ah, ma come tieni tu i sacchi della spazzatura? Non li tiene nessuno. Presto che non resisto, Italo dice. Guardate come leva il carrello, ora se li leva tutti. Il papà prendendo i piedi. Smetti che vado. Ah vedi, almeno lei non mi arresta. So com'è. Uscirò da blog. Brava. Come si gira la fotocamera? Usciamo, esco pure io. Te blog va Max. Eccola.
Che soggettona. Guarda. Comunque se c'era un po' di pavimento bagnato lei poteva fare la spaccata. Fare la spaccata. Buon Natalino. Eroina del ca. Chissaccio così penso. Chissaccio, ma cosa è? Non mi dico. Allora. Muoviti, prego che arriva. Questo. C'è pure la macchina. E piglia macchina. Sì che c'è pure la macchina. Ma che ti scamo? Daniele, mi mangia. Simona, ti deve rimanere qua fino a quando non lo smonti, vedi? C'è lo svolo fra 36 secondi. Questo è da guardia, perché fa da guardia ai pastorelli. Ma quelli li hai spostati, dove erano questi pastorelli? Erano sulla montagna. Questo è praticamente sarebbe l'ambulanza, diciamo. Perché appena nasce Gesù, certo, lo portano arriva, Nino. Certo. Se riusciamo a trovare l'elicottero, magari arriva il 24, il 24 a mezzanotte. Ci sono... Sì, ah, guarda Gesù. È nuovo. Manca a me che non mai. Chissà quanto c'è in queste, qua dentro. Tu hai girato tutto. Ti denunzio, ti porto solo le arance. Arance, non le voglio le arance, libere. Questi due. 19. 19 schifezze, gioco buono. È stato piccolo, è scafazzato pure. Niente. Siamo ancora vivi, reduci dalla serata, è andata benissimo, concluso in bellezza con il calice di vino e la birra per chi voleva la birra. Calice di vino con non avevamo. Abbiamo inaugurato la stagione del improvvisiamo serate con beviamo qualcosa. E Dio mio, amatissimo. Solo ciò che viene fatto con e per amore diventa vivo. Alessandro D'Avenia. Frase a tema con tutto ciò che noi abbiamo vissuto. Sono frasi per noi casuali, però ci stanno a pennello, perché alla fine è stato veramente una giornata piena di amore donato, ma anche ricevuto. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, commentate. Un buon tutto e soprattutto scialatela guardando i nostri vlogmas, ma soprattutto nonostante tutto scialatela, mi raccomando. A presto, ciao ciao!